Buonasera, grazie di essere qui. Questa è una giornata del ringraziamento. Una giornata del ringraziamento del cinema nei confronti della Compagnia di Gesù per tutto quello che gli ha regalato in questo secolo. È anche bello farla in questa sede qui, in questa sala, che somiglia un po' a una catacomba. E quindi, no, è vero, e ci sono anche le rovine qua vicino. Non solo, ma siamo vicino alla Fontana di Trevi, che è il luogo simbolo della Dolce Vita. La Dolce Vita è il film sul quale la Compagnia di Gesù ha agito di più, per promuoverlo e contro una parte della Chiesa e contro una parte dello Stato. Una parte dello Stato e contro Scalfaro, diciamolo pure. Ecco. La Chiesa era più avanti, i gesuiti erano più avanti, sono spesso più avanti di tutti. Qui presento subito gli ospiti, che sono padre Virgilio Fantuzzi, poi ne parleremo, illustrerò meglio. Alla mia sinistra il regista Paolo Benvenuti, che è il regista del film che vedrete fra poco, o fra molto, perché durerà molto questo incontro. Poi c'è Masolino D'Amico, che ha avuto, anglista e tante altre cose, che ha avuto un ruolo strategico nel film Mission. E alla estrema sinistra Simone Casavecchia, amico ed esperto della vita del defunto Angelo Arpa, padre Arpa, il prete di Fellini, che, del quale parleremo tanto, tanto dopo. E da lassù ci guardano appunto tutti i gesuiti della storia del cinema, che sono ormai scomparsi, ma che sono sempre vicini a noi, che tanto hanno fatto per il cinema. Sono padre Arpa, padre Taddei, e gli altri, padre Lord, e ne parleremo brevissimamente. Perché i gesuiti? Perché questa importanza? E perché questa serata? E perché questa settimana? Perché i gesuiti sono stati importanti nella storia del cinema, perché tutta la religione cattolica è sempre stata, a differenza delle altre, molto favorevole, molto amica delle immagini. Non è stata una religione iconoclasta, come sono ancora alcune altre. Noi no, altri hanno proprio il divieto di rappresentare la divinità e la diffidenza verso la rappresentazione dell'umano. Non è che sia un male o un bene, è un dato di fatto. La religione cattolica no, è sempre stata amica delle immagini, della riproduzione delle immagini, e anche, se vogliamo dire, la prima regista cinematografica è la Veronica. La Veronica, quella donna che sulla Via Crucis ha fermato Gesù, l'ha asciugato e ha impresso nella leggenda, non è un fatto storico, questo non è ammesso dalla Chiesa, però è ammesso come leggenda, ha impresso il volto, la traccia del volto di Gesù. Quindi è stata l'antenata di Liliana Cavani, tutte le registe donne, anche dei registi uomini. Dopo di questo, 2000 anni di arte figurativa ispirata per lo più a temi religiosi, anche quella laica, perché era il soggetto prevalente, di cui sono piene le chiese, di cui è tutto un pre-cinema. Quando noi pensiamo a questo pittore del 300 o uno del 400, diciamo: ma guarda, questa sembra un'inquadratura. Quelle, per esempio, inquadrature a cui si è ispirato Pasolini per fare il suo Vangelo, sono tutti antenati del cinema, sono tutti dei proto-registi. E poi si arriva rapidamente, perché non posso fare la storia del mondo così in una sera, si arriva al nostro secolo. Il nostro secolo è il secolo delle immagini in movimento, del cinema. E in questo secolo del cinema, del Novecento, i gesuiti intervengono quasi subito. Il più grande paese, la più grande cinematografia del mondo è Hollywood, l'America. Hollywood nasce, diventa un'industria alla fine degli anni 20, una grande industria, e lì intervengono su cosa fanno? Per regolamentare, per chiamare, per evitare contestazioni, chiamano subito un gesuita, padre Lord. Padre Lord stila rapidamente il codice di autocensura, quello che diceva: non bisogna che il poliziotto sia visto in una condizione sfavorevole, non bisogna che sia corrotto, non bisogna che si vedano le calze delle donne, eccetera, eccetera. Questo codice di autocensura che è in vigore dal 34 fino agli anni 60. Quindi tutti i film americani che voi vedete in televisione o che rivedete al cinema, c'è sempre lo zampino dei gesuiti. E c'è sempre anche un po', se posso dire con rispetto, un po' l'ipocrisia anche, perché è sempre una censura blanda e un po' a doppio taglio, è sempre un dire e un non dire. In tutto questo c'è proprio lo spirito del gesuitismo, sia nel senso nobile che nel senso volgare della parola. Non a caso uno dei più grandi, forse, regista americano è anche un grande ex alunno dei gesuiti, che era Hitchcock. Se guardate Notorious, cito solo quello, è un'esaltazione proprio della riserva mentale, cioè è tra l'altro un film di spionaggio, per di gente che non dice quello che pensa, che non dice più di tanto, e che è diventato un capolavoro forse anche grazie all'educazione cattolica e gesuitica di Hitchcock. E poi altri preti che hanno collaborato, padre Lord ha collaborato anche alla censura, oltre che creativamente al cinema.
altri preti che hanno collaborato, come citavamo prima Padre Arpa, Padre Arpa amico di Fellini, che interviene per far sbloccare le notte di Cabiria, che era fermo perché il Ministero degli Esteri o la Presidenza del Consiglio non consentiva di andare a Cannes, perché era la storia di una prostituta, quindi non faceva onore all'Italia. Si facevano questi discorsi un po' stupidi, che però erano discorsi del costume di allora, e Padre Arpa organizza una proiezione segreta nel Langiporto di Genova, e convincendo il Cardinal Siri ad assistere, e il Cardinal Siri, dopo questa proiezione, scrive una lettera al ministero dicendo: questo è un film di alti valori religiosi, mandatelo pure a Cannes. E per La Dolce Vita, poi di nuovo, il Padre Arpa ha fatto delle altre cose di cui poi parlerà, è anche intervenuto un po' nella sceneggiatura, ecco, il finale della Dolce Vita con la Ciangottini che si vede, quella fanciulla riappare lì alla fine, è dovuto, secondo quel che diceva Padre Arpa, è dovuto un po' a lui, non so, forse si vantava anche un po' troppo, comunque non voglio andare oltre. Poi c'è un'altra cosa fondamentale, perché voglio lasciar parlare loro, che hanno fatto i gesuiti per il cinema, questa è inconfutabile, è la nascita e l'organizzazione dei Cineforum. A Genova era Padre Arpa, in altre città erano altri, Padre D'Avanzati, vorrei citare, di Livorno, ha fatto tante cose, doveva essere qui stasera, è molto anziano, lo vedrete in compenso nel film, perché nel film questo grande padre Valentino D'Avanzati fa la parte dell'inquisitore, cattivo, cattivissimo, ma la fa perfettamente, anche senza avere la faccia del cattivo, come è giusto, come diceva Hitchcock, che cattivi non devono farla quelli che hanno la faccia da cattivi, ma al contrario quelli che hanno la faccia da buoni. E il Cineforum che è stato un modo per avvicinare i giovani e i non giovani alla cultura cinematografica, far ammettere la cultura cinematografica nel contesto della cultura, della formazione scolastica e extrascolastica dei giovani, ed è anche un modo per socializzare il Cineforum, per insegnare, abituare la dialettica, parlare in pubblico, come stiamo facendo adesso. In Francia hanno proprio delle scuole di retorica nei licei, noi siamo un po' più sprovveduti, ma il Cineforum abitua questo, al dibattito e al monologo anche nel pubblico. E poi il Cineforum a quei tempi, quando è nato negli anni 50, era anche un modo per far incontrare i giovani, perché allora le scuole dei gesuiti erano solo per ragazzi, e invece al Cineforum c'erano anche le ragazze, e si potevano così incontrare, e nascevano poi anche dei matrimoni. Pensate che Claudio G. Fava, che è scomparso qualche giorno fa, è lì al Cineforum, dove presentava a Genova il Cineforum, e ha incontrato sua moglie, e poi sono rimasti insieme per quasi 50 anni. Quindi ha questa anche funzione umana, sociale, che ho voluto ricordare. Abbiamo qui con noi Masolino D'Amico, che è un ex alunno del Massimo, e forse ce ne sono anche altri. Poi c'è anche il Padre Arpa, è stato anche un produttore, non la faccio lunga, ha fondato una casa di produzione con Rossellini, che ha prodotto solo un film, poi è fallita, aveva delle grandi idee, ma questo poi ne parla Casavecchia, non voglio rubargli il tempo. E poi dicevo, e concludo, i grandi ex alunni dei gesuiti, che sono diventati dei registi, anche dei registi molto ribelli, molto anarchici, come Buñuel. Di Buñuel vi raccomando, sabato saranno proiettati due dei suoi capolavori, sono bellissimi, sono La Via Lattea, che nessuno si ricorda, e che è un film sulle eresie, e sono Viridiana, invece, che tutti ricordano un po' di aver visto, ma che vale sempre la pena di rivedere. E mi sembra che Monetti, che è il direttore di questa sala e che è sparito, mi abbia detto che è lì, è vero che hai chiamato la tua figlia Viridiana? Sì. Ah, è vero, quindi pensate, quindi quanto è importante. No, è mia moglie che si chiama Viridiana. Ah, è la moglie, ancora di più, insomma, aver sposato una donna che si chiama così. E vabbè, a questo punto mi fermo e lascio la parola al primo relatore, che è Padre Fantuzzi. Padre Fantuzzi è il critico della Civiltà Cattolica, oltre a essere stato altre cose. Quando voi leggete su un giornale: i gesuiti bocciano questo film, oppure l'altro giorno: i gesuiti approvano il film dei fratelli Coen, vuol semplicemente dire che a Padre Fantuzzi il film è piaciuto. Quindi ecco, un uomo molto potente, molto autorevole. Ti lascio la parola, ci parlerai, credo, della Dolce Vita, di altre cose, di quello che vuoi. Ma io mi ero preparato delle cose da dire, però ho appena finito di vedere, o meglio rivedere, il film La Voce del Silenzio di Pabst, e sono rimasto sconvolto dalla visione di questo film. Ma direi gesuiti al 100%, almeno alle apparenze.
penso che l'abbiamo in parte lo abbiamo visto insieme, quindi il film è dell'inizio degli anni 50, sarà del 52, una cosa così, penso. Ed è stato girato in una casa che è ancora una casa gesuitica qui a Roma, salvo che ha cambiato nome, ha cambiato destinazione, perché allora era la casa del Sacro Cuore ed era una casa per esercizi spirituali, come si vede nel film. Poi è diventata la casa degli scrittori e adesso, oltre ad ospitare quello che rimane della comunità degli scrittori, è diventata anche l'infermeria per i gesuiti. Ecco, il padre D'Avanzati sta lì, per dire, esattamente in questo posto. Il padre D'Avanzati è un padre molto anziano, sta bene di salute, però insomma ha bisogno di essere protetto come tutte le persone di una certa età. Quindi si svolge in questo ambiente, tratta degli esercizi spirituali, che è la pratica gesuitica per eccellenza, solo che poi è un'idea di Zavattini. Poi dico, come gli sia venuta a Zavattini questa idea non lo so, ma però mi faceva venire in mente La Porta del Cielo, che era sempre un'idea di Zavattini, che ha delle analogie con questo qui, almeno come struttura narrativa a incastri. Solo che questa esperienza degli esercizi, come descritta nel film, è un'esperienza carceraria, dove i poveri esercitanti sono delle anime in pena, proprio, se non anime dannate, perlomeno nel purgatorio, proprio stanno sulla graticola proprio a soffrire. E i gesuiti, che sono presenti in maniera massiccia molto dentro i film, perché sono loro che impartiscono gli esercizi, sono dei veri e propri poliziotti dell'anima. Quindi neanche con quelle astuzie, con quei mezzi toni di cui parlava prima Oreste, che potevano utilizzare i gesuiti veri, no? Adesso parlo di quelli, dico, ma non so se facessero veramente così. Certo, quello che ho visto nel film è semplicemente terrificante, e dato che questo film vuole essere, è un film programmatico, un film edificante, uso il termine tecnico nel senso in cui si usava tradizionalmente, ecco, ma che poi è diventato un termine spregiativo, che nel caso di questo film funziona alla perfezione, proprio nei due sensi. È un film predicatorio, vuoi perché c'è dentro un predicatore che predica poi in una maniera orribile, tra l'altro, poi, dato che si tratta di carcerieri delle anime che tengono a bada delle anime in pena proprio nelle loro celle, così, c'è anche un totale distacco tra questo ambiente dei preti, dei gesuiti e questi poveri diavolacci che capitano tra le loro grinfie. Proprio, cioè, io non so che razza di gesuita sono io, ma proprio mi considero diametralmente all'opposto, ecco, di questo modo di essere. Per questo dico, il film mi ha piuttosto sconvolto, ecco, nel senso che ho visto il modo classico di come un prete non si deve comportare quando si trova in presenza di una persona normale. Cioè, il prete dovrebbe essere, ma anche all'epoca non è che mi hanno insegnato a essere così. Una delle prime cose che mi hanno detto è il padre spirituale, cioè il confidente, il sacerdote che fa il confidente spirituale. Me l'hanno detto proprio 60 anni fa, ancora prima che io entrassi in coppia, quindi 62 anni fa. Ma noi, deve essere come l'aria, ecco, è esattamente il contrario di quello che fanno questi qui. Quindi predicatorio, perché si sentono le prediche, poi prediche orribili proprio, e poi il film stesso è una predica fatta male,
con buona pace del buon Papa, penso che abbia fatto qualche cosa di meglio in vita sua, probabilmente era già vecchio e quindi probabilmente era in crisi, in totale crisi di ispirazione, se non addirittura allo sbando. E un film fatto dal pulpito. Ora, quando io ho cominciato a interessarmi di cinema, esisteva proprio questa mentalità che in parte era anche condivisa, almeno a parole gliel'ho sentita enunciare un po' una cosa lì anche dal padre Arpa, perché allora, siccome Fellini era diventato una persona scandalosa che andava evitata e così via, appunto una volta ho sentito Arpa che diceva, ma con dei giovani gesuiti tra i quali c'ero anch'io, io questo uomo qui non lo abbandonerò mai, e ha detto un'espressione che considero di tipo un po' tradizionale, dice, perché non posso disinteressarmi di un'anima che interessa a tanti milioni di anime. No, dico già aveva già una certa età il padre Arpa all'epoca, e quindi aveva già vissuto diverse vite, ma questa cosa qui la tirava fuori da una delle sue vite precedenti, ecco, perché se ci si interessa di un'anima è semplicemente perché è un'anima, e un'anima da sola vale esattamente quanto valgono milioni e milioni di anime messi insieme, non c'è nessuna differenza, insomma. E comunque quando io ho cominciato a occuparmi di cinema c'era un pochettino questa idea che, siccome il cinema è uno strumento che influisce sulle coscienze, ecco, se un prete, un gesuito arriva a influire su un regista cinematografico, attraverso il regista cinematografico lui poi influire sulle coscienze. E così si paragonava, dico, lo schermo cinematografico, quello che abbiamo qui dietro le nostre spalle, a una specie di pulpito dal quale si potevano emanare delle prediche che arrivavano molto più lontane delle prediche che i preti facevano nelle chiese. Tanto più che era già un periodo in cui la predicazione fatta dal vivo cominciava a entrare un po' in crisi, perché in epoca precedente l'esercizio della predicazione, proprio l'arte oratoria che i grandi predicatori facevano in chiesa, aveva una dimensione spettacolare che serviva anche ad attirare delle folle considerevoli. Ecco, alla metà del secolo passato già questa cosa qui stava scemando, e quindi lo schermo avrebbe potuto essere un buon sostitutivo del pulpito. Quindi quando io ho incominciato a interessarmi di cinema, ecco, sentivo che era questa l'idea che circolava, però era un'idea che a me non andava bene non ero ancora sacerdote, ma comunque ero un aspirante sacerdote, anche se non avevo ancora ricevuto gli ordini sacri. La mia vita era totalmente proiettata in quella dimensione lì, e quindi però dico, cominciavano già a esserci film di Fellini, film di Bergman che sono venuti dopo, i film di Pasolini che sono venuti dopo questo brutto film che è stato proiettato poco fa. E guardando attentamente questi film d'autore mi sono accorto che ogni film recava delle tracce visibili che rinviavano alla vita interiore dell'autore, ecco. E quindi mi è sembrato di capire che fosse sbagliato considerare lo schermo come un sostitutivo del pulpito, però allo stesso tempo mi si apriva una prospettiva completamente diversa, e quindi per me lo schermo diventava la grata di un confessionale. Al di là dello schermo c'era qualcuno, ma questo lo dicevano anche
anche i cinematografari, cioè nel linguaggio, ecco, qui c'è il signor Ventura che di cinematografari ne ha conosciuti una caterva, sono passati tutti attraverso di lui, e dico anche nell'ambiente dei cinematografari, quando c'erano dei film che dal punto di vista morale non andavano tanto bene, cioè non suonavano, ecco, nel senso comune, ecco, della morale, allora dicevano: ah, perché il regista in questo film ha voluto proiettare le sue ossessioni. Dico, termine assolutamente laico per definire un rapporto assolutamente laico con un film che però anche ai laici pone dei problemi di tra virgolette visibilità. Ora, a me interessavano esattamente queste ossessioni, cioè mi interessava quello del suo intimo che il regista faceva, che faceva vedere a me, faceva percepire a me, che o era un aspirante sacerdote prima oppure sono diventato un sacerdote effettivo dopo, ecco, ma ero lì proteso come un confessore che sta nel confessionale e ascolta questa cosa. Per questa cosa qui, dico, sembra da una parte una metafora e dall'altra un paradosso. Per me è un fatto assolutamente reale. Io ricordo che mi trovavo a Parigi quando uscì il film di Bernardo Bertolucci, che conoscevo già da anni, con il quale avevo, però dico, l'avevo conosciuto da ragazzo, da giovane, l'avevo conosciuto prima del tango, insomma, ed era una persona abbastanza normale. Il tango è una cosa che poi proiettata a Parigi, dico, nel giro di pochi giorni ha fatto un milione di spettatori. E io mi trovavo lì, ero uno di questi, e guardavo quello che c'era dentro, quello che c'era al di là dello schermo, cercavo di capire quello del suo stato di coscienza che l'amico Bernardo voleva far conoscere a me, che in quel momento mi immaginavo di essere il suo confessore, e faceva vedere a me attraverso queste immagini, ed era un rapporto molto che consideravo molto intimo, molto segreto. E poi guardandomi intorno dicevo: ma questi 999.999 estranei, che cosa ci stanno a fare qua attorno a me? Io ho detto una cosa che è esattamente quello che non volevo dire, ma che mi è stata provocata dal film che ho visto. Se adesso i miei amici mi aiutano aggiungendo... Perché non volevi dire questa cosa? Del confessore, perché il regista, se posso, scusa, non per carità, farti correggere. Non è che non lo volevo dire, avevo altre cose da dire, sì. Avevo altre cose. Ma adesso le dirai. Ma io voglio farti una domanda su quello che hai appena detto, che è molto interessante. Il regista, secondo quello che ho sempre sentito, è al tempo stesso un confessore, uno che si confessa, e uno però che fa una predica. Il regista di tutti i film fa una confessione del suo animo, però dà anche un esempio, fa anche la morale. È vero o no? C'è questa doppia natura? Non lo nego affatto. È che un film, se è un'opera d'arte, ha in sé una serie di significati, diciamo così, incapsulati uno dentro l'altro, è una specie di matrioska, per cui alla gente che va al cinema per passare un paio di ore si presenta esattamente come l'involucro esterno. Poi dico, se tra il pubblico c'è uno che ha una particolare sensibilità rivolta ai problemi di coscienza, ecco, allora, e supponiamo che ci sia in mezzo al pubblico un sacerdote che il film se lo vuol vedere sacerdotalmente, e per questo non è andato a vedere un film d'azione, ma è andato a vedere un film d'arte, ecco, che allora incomincia, dico, guarda, la matrioska non mi piace come immagine, prendiamone un'altra, un prisma, no,
prendo l'immagine della cipolla o del carciofo, se vuoi, incomincia a togliere le foglie esterne e procede poco a poco verso l'interno, e si accorge se questo signore che si esprime è in pace con la sua coscienza, se ritiene di essere nel vero e se lo è effettivamente, che tipo di problemi ha nei suoi rapporti con le persone. Ma adesso non so, dico, il primo nome che mi viene in testa come regista, anche perché è un caro amico da sempre, tra amici poi si litiga effettivamente, beh, Marco Bellocchio, per dire. Poi non è, quando penso che, cioè, Marco Bellocchio ha fatto un notevole numero di film, in metà dei quali, una buona metà dei quali tratta problemi familiari sempre piuttosto dolorosi, angosciosi e angoscianti. Io ci vedo dentro la storia della sua famiglia, trasposto ovviamente in tante altre maniere. Poi ho fatto degli altri film che non riguardano quell'argomento lì e che vedo che mi interessano di meno. Ma quando mi concentro sulla serie di film che Bellocchio ha fatto sulla sua famiglia, lì ci vedo sia il disagio che certe situazioni dolorose gli hanno provocato, sia anche una specie di capacità miracolosa che ha l'arte in quanto tale, ecco, di guarire le ferite della vita e di trasformare le piaghe in stigmati, come nella Via Cruce, dove a Gesù gli fanno un sacco di cattiverie, poi muore, risuscita e si presenta con i segni delle piaghe dicendo: guardate qui, toccate, e quelle che erano piaghe dolorose sono diventate stigmate gloriose. Quando dico queste cose qui a Marco Bellocchio lo faccio arrabbiare, perché lui è un e poi c'è qui un film, c'è qui un Il nome del padre, che tra l'altro piaceva molto a Pasolini, quel film lì, dico, e riguarda esattamente quello che adesso, per dirne una, proprio dato che fa parte del ciclo Il nome del padre, a un certo punto c'è un ragazzo che spara allo specchio dove è riflessa l'immagine di sua madre, una cosa tanto per dire, problemi familiari affrontati cinematograficamente alla Bellocchio. E poi magari quando vado a dirgli queste cose qui, lui si rifiuta, si rintana, si nasconde. Dico, vabbè, pazienza, insomma, è il mio modo di vedere i film suoi, come quello di vedere i film di tanti altri registi. Ho tirato fuori il caso suo perché mi sembra assolutamente emblematico di questo mio orecchio, ecco, proteso verso la griglia del confessionale. Scusate, stacco per rovinare tutto. Sì, poi c'è anche la capacità del regista di rendere universale questa cosa che tu senti nel confessionale, perché altrimenti la sentirebbero solo gli amici del regista. Di fatto è proprio rendere universale, rendere comprensibile quasi a tutti anche le cose che sono private. Poi a volte non completo più a volte la parte esteriore della matriosca, la foglia esteriore del carciofo è quasi più importante dell'anima del carciofo, in tanti registi, perché abbiamo parlato anche di Bertolucci, anche in questi. A volte restare superficiali si è più profondi che andare a scavare troppo, ma questo è un discorso che ci porta lontano. Io vorrei lasciare, scavalcando Benvenuti, per una ragione precisa e puntuale, perché poi lui deve presentare il suo film che verrà proiettato alla fine, vorrei lasciare la parola a Casavecchia, perché Casavecchia è un grande conoscitore di Padre Arpa. Non so se un conoscitore recente o di vecchia data, ma sei molto giovane apparentemente, forse no, forse hai molti anni. Probabilmente no. Buonasera.
No, profondo conoscitore è una parola, come prima che dicevi, uno studioso. No. Ha scritto l'unico libro su Padre Alba, ha scritto lui. Ma la vicenda è stata questa, ed è stata curiosa, è stata formativa e sostanziale nella mia vita. Come capita a quelli molto giovani all'epoca, parlo di 16-17 anni, vagavo per Roma alla ricerca di qualcosa che mi interessasse. Tra questi e tra i tanti c'era Federico Fellini. E tramite Federico Fellini cercavo qualcuno che mi mettesse in contatto, che avesse, come dire, un legame, un'aura felliniana. Ancora stavo delineando. E tra questi compariva sempre il nome, sulle storie del cinema o da tanti discorsi, interviste varie, sempre questo Padre Arpa, Padre Arpa, Padre Arpa. E così lo conobbi. E io avevo appunto 16-17 anni. Lui viveva alla Casa del Clero a Via della Traspontina, e lì iniziò in maniera del tutto spontanea e direi quasi magnetica, come gli succedeva a migliaia di persone che poi nel tempo ho conosciuto e che ancora, mio malgrado, si riferiscono a me per avere notizie o materiali. Ma la storia di Padre Arpa è incredibile per quanto riguarda proprio l'aspetto terreno, l'aspetto materiale, anche di vita quotidiana, perché sono successe, si potrebbe parlare, intere giornate. E quindi lo conobbi e feci questo percorso, oggi scopro anche interiore o spirituale, potremmo dire, ma profondamente legato a quelli che erano valori culturali, o comunque lui parlava, io stavo zitto fondamentalmente. Prendevo appunti interiori che poi si tramutavano in vita, e oggi mi accorgo che è la grande eredità che ha lasciato in minima parte a me, ma a moltissimi che l'hanno frequentato. Qui stasera si parla dei gesuiti al cinema, quindi diciamo quello che la mia esperienza può trasparire dalle mie parole, ma ha poco valore, mentre credo che sia più importante così accennare brevemente, poi si può approfondire quello che è la vicenda culturale internazionale di Padre Arpa. E Padre Arpa era nato nel 1909 in un piccolo paesino del Trevigiano, Castelfranco Veneto. 1909, grande carestia, grande fame. L'origine sembra fosse ungherese, sembra che ci fosse una D attaccata all'arpa. Io non ne ho mai trovata traccia, ma lui piaceva questa geometria del volto, era un po' ungherese. Sì, un po' slavo, però come sono molti veneti delle volte. E come gli piaceva raccontare di questo famoso zio musicista, che io ho cercato in tutte le, perché qualche anno fa facevo ricerche veramente approfondite. Comunque, nato nel 1909 e morto nel 2003, quindi 11 anni fa. Nato il primo giorno di primavera e morto il 27 marzo. La prendo alla fine della sua esistenza, lunga esistenza, complicata, felice a tratti, sono convinto, perché Padre Arpa non era gesuita. Non era un gesuita, era certamente un sacerdote, è morto senza essere nella compagnia di Gesù. Ma perché dico questo? Lo dico non certamente in tono polemico, a Padre Arpa, se sto qui, mi lega grandissimo affetto, memoria e, come dire, un riferimento culturale molto preciso. Lui era negli ultimi giorni della sua esistenza, infermieri, medici o chi lo andava a trovare, tutti appunto lo presentavano come un sacerdote, e lui sempre diceva no, gesuita. Tendeva a rimarcare questo perché lo dico? Perché la vicenda di Padre Arpa è una vicenda controversa, che ci fa dire e sottolineare la grandezza certamente
della Compagnia di Gesù, e anche mille risvolti, diciamo, più complessi che si intrecciano con la politica di quegli anni, parlo degli anni 50, 60 e poco oltre, legati a validissimi intellettuali e anche in questo caso sacerdoti che si occupavano o facevano arte o comunque pensiero, diffondendo o essi stessi producendo del pensiero. Una delle tante esperienze culturali di Padre Arpa, forse la più significativa, la meno conosciuta certamente a Roma e la più controversa, quello che poi per oltre 30 anni fino alla morte l'ha estromesso da moltissimi canali, è stata l'esperienza della Fondazione Columbianum. Fondazione Columbianum nacque sul finire degli anni 50, nel 58 esattamente, per volontà certamente di Padre Arpa, ma da diciamo, da come succede spesso nella cultura quando ha un valore molto importante, da grossi gruppi industriali. In particolare c'era Edmondo Pirelli, che aveva grandi esigenze di espansione nel Latin America e quindi vedeva nel finanziamento, nel sostegno, evidentemente persone di sua fiducia come poteva essere Padre Arpa ed altri, l'espansione culturale nei paesi del Latin America. Parlo di paesi difficili in quegli anni, rivoluzionari, con una politica instabile, con problematiche di guerriglie, e dove la cultura, l'espressione culturale tendenzialmente era, oggi va poco di moda, ma era di stampo marxista, comunista, esisteva ben poco di diverso. Lui da Genova, dove poté fare tutto questo con l'ausilio e il grande appoggio che gli veniva dal Cardinal Siri, che era il presidente della conferenza episcopale, arcivescovo di Genova, ma grande papabile, quindi aveva grandi intreture, comunque come presidente della conferenza episcopale aveva certamente la sua influenza. Piccolo inciso, Padre Arpa raccontava, ma i documenti lo attestano, di carteggi tra il presidente della conferenza episcopale ed Aldo Moro durante i mesi di quello che si sarebbe chiamato il compromesso storico, e Padre Arpa era questo emissario che di notte partiva in treno e portava documenti riservatissimi. Durante l'apertura sinistra, prima del compromesso, esattamente. Quindi capite bene che aveva, come dire, una capacità sicuramente di dialogo, ma anche di grande fiducia di quel mondo straordinario che era la Chiesa di quel tempo e la politica democristiana, con alcune propaggini in altri settori. E ci volevano persone fidate, esperte e soprattutto intellettualmente valide. Grazie appunto a questa grande, diciamo, questo grande ascendente che aveva, e quindi di appoggio di un altissimo corporato e di legami nella Democrazia Cristiana, fondamentalmente diede vita a Genova a questa Fondazione Columbianum, che si doveva occupare tendenzialmente del terzo mondo e dell'apertura culturale ai paesi del Latino America, per creare poi degli scambi commerciali con l'Europa. Pensate che il vicepresidente della fondazione era il principe d'Olanda e nello stesso tempo presidente del gruppo Shell, quindi parliamo di una finanza internazionale enorme. Mille risvolti, mille occasioni, mille situazioni che si potrebbero raccontare di attività svolte. Penso per esempio al cinema latinoamericano, il festival del cinema latinoamericano di Sestri Levante, quindi per la prima volta arrivavano film particolarmente sconvenienti o comunque che non sarebbero venuti, o comunque un dibattito oltre al cineforum regolare. C'era una, come dire, un'apertura intellettuale, culturale di altro che non si sentiva in quel periodo fondamentalmente. Ma quello che a me interessa è quello che io ho toccato, e prima di scottarmi il dito l'ho ritirato indietro.
perché la, questa, questa, questo col, lavoro bilaterale tra l'Europa fondamentalmente economica e il Latin America di quegli anni marxista fece sì, come è ovvio, che il terzo partner, che dovevano essere gli Stati Uniti, si innervosirono. Quindi su Padre Arpa la vicenda ancora non è chiusa. Io provai, ero in Messico per lavoro dai primi anni 2000 fino al 2006-2007, e quindi mi era facile diciamo fare delle ricerche più approfondite in quel luogo. Mi ritrovai la CIA alle calcagne, perché al Dipartimento di Stato americano ci sono sei faldoni a nome di Padre Angelo Arpa, perché la CIA chiaramente si era interessata a questo signore, che non si capiva per quali ragioni, che erano assolutamente culturali, e si desse tanto da fare per portare film, pellicole, letterati, questo scambio di idee che potevano essere dirompenti in quella situazione politica dove gli Stati Uniti ovviamente volevano avere un'attenzione particolare sull'Italia e sulla politica italiana, per tutte le ragioni che sappiamo di quegli anni con la Guerra Fredda. Per farvela breve, lui nel fine 67 organizza, quindi ebbe un po' di vita questa fondazione, sto ristringendo al massimo evidentemente, era a Città del Messico all'Hotel Intercontinental, che non esiste più dopo il terremoto degli anni 80 di Città del Messico, con il organizzando un convegno internazionale di premi Nobel per la pace, e sembra che si volesse dare un premio Nobel a uno di questi intellettuali marxisti, e lui era a Città del Messico in questo albergo con l'arcivescovo primate di Città del Messico e il presidente della Repubblica López Mateos dell'epoca, che gli aveva già conferito l'Aquila Azzeca, cioè il maggior. Io ho trovato il documento, è un come se fosse una commenda della Repubblica italiana, lo stesso riconoscimento. Noi la diamo a molti, loro la danno ai massimi livelli politici. Un sacerdote di un altro paese aveva ricevuto questo riconoscimento, questa patacca, per dire che considerazione la politica di quegli anni aveva di Padre Angelo Arpa. Arrivò una telefonata, insomma, sintetizzo, lo misero in mezzo, e lui gli fu intimato, ovviamente per ragioni economiche, lo misero in mezzo con questioni economiche e politiche, di rientrare immediatamente in Italia, dove lui sarebbe stato arrestato. Molti gli consigliarono, ho conosciuto anche padri gesuiti che poi vivevano in Messico, credo che padre Virgilio, di non sbagliare, che furono creati gesuiti, o comunque che furono aiutati ad entrare, o come si dice, insomma, che furono persone che entrarono nella compagnia attraverso padre Arpa, viventi fino a pochi anni fa, che confermarono tutto questo racconto, che erano presenti quella mattina quando arrivò dall'Italia la notizia che la politica stava facendo il suo lavoro, il lavoro forse non troppo piacevole. E padre Arpa, dopo sembra due o tre giorni di profondo travaglio interiore, ma anche così comprensibilmente umano, decise di non tradire coloro che avevano creduto a lui in Italia, e tornò in Italia e fu arrestato. Pasolini in quelle settimane su Paese Sera fece diversi fondi, diversi corsivi, nel quale appunto gli sembrava assurdo che un sacerdote, ma soprattutto un uomo di cultura di quella natura, fosse sbattuto in carcere per ragioni tra l'altro molto curiose e oscure, dove era evidente che dava fastidio il cura Rocco, dava fastidio il prete comunista, il prete rosso che andava in Latin America, dava fastidio che non parlasse invece di valori buoni e edificanti, ma andava oltre. E uscì di prigione dopo pochi giorni,
sembra, questo non risulta nessuna carta, grazie all'intervento di Federico Fellini, che lo andò a trovare in carcere, gli diede la sua giacca, sembra che fece delle telefonate politiche, probabilmente uscì fuori, ci fu un processo dal quale venne scagionato totalmente, perché non sussistevano nessun tipo di problematica economica con la legge, né in Italia né all'estero. Vicende che studiate a tavolino non implicano assolutamente Padre Arpa. Prudenzialmente, certamente non mi metto qui a fare polemica, prudenzialmente a fine anni 60 Padre Arpa fu espulso, fu dimesso dalla compagnia di Gesù. Ovviamente fu un profondissimo travaglio per questo che fino all'ultimo istante della sua vita si professava figlio di Ignazio, ma senza nessuna polemica, tant'è vero che è una cosa praticamente poco conosciuta, e questo gli rende merito, molto merito, per proprio un attaccamento profondo che non è di uno scritto, di un documento, ma è un attaccamento dell'anima. So da molti padri gesuiti che negli anni passati, probabilmente i primi 5-10 anni da questi fatti, lo invitavano insistentemente a rientrare in compagnia dove avrebbe avuto porte aperte, e lui disse a questi padri che me l'hanno raccontato, ma anche lui poi, perché glielo chiesi, dice: io non ho bisogno di rifirmare una riammissione, io non sono mai uscito. Quindi, e la persona che firmò l'atto di dimissione a fine anni 60 l'ho incontrato qualche anno fa e ammise che dovette farlo, non era assolutamente convinto, tant'è vero che è stato uno dei promotori di una celebrazione che fecero a Genova, credo di non sbagliare, per il decennale della morte. Quindi capite bene che è un uomo che si è speso totalmente per certamente per la cultura, ma certamente con uno spirito gesuitico, perché gesuitico in senso più alto, più nobile, perché Padre Arpa certamente impersonava il gesuita, perché se uno lo deve guardare così al microscopio non ci capiva niente. E capisco tutti quelli che moltissime volte mi capita spesso, non so, forse sarò sfortunato, che lo attaccano come persona fumosa, come persona poco limpida sotto tutti i punti di vista, personale, economici o di altro, o a livello anche, se vogliamo, filologico nei suoi studi. Ma io credo che il suo impegno e la sua energia proprio intellettuale e umana sia testimoniata da tantissimi, da un fiorire proprio di iniziative che lo anche che succedono dopo la sua morte, come tesi di laurea o tante altre iniziative spontanee intorno a quest'uomo, dove l'altro aspetto che va sottolineato, che il rapporto con l'ambiente del cinema certamente non fu soltanto come con Fellini, al quale certamente lo legava un rapporto privilegiato, forse anche per una caratterialità o un modo di immaginare o vedere le cose della vita, non lo so, questo non li ho mai visti insieme. Però bisogna anche pensare a Pasolini e al Vangelo secondo Matteo e la dedica a Giovanni 23, che almeno Padre Arpa mi ha sempre detto che fu lui a suggerirgliela, e Pasolini la accettò con grande slancio perché credeva in quel messaggio di rinnovamento che nasceva dal Concilio Ecumenico II. E credo che, e chiudo, se non vogliamo approfondire qualche altra cosa, che ha sintetizzato benissimo la natura umana e intellettuale di Padre Arpa il Cardinal Martini,
Cardinale Martini, evidentemente anche lui della Compagnia di Gesù, che brevemente ha scritto: era un uomo dotato di un'umanità profonda, capace di sintonizzarsi subito con qualunque persona gli si avvicinasse, dimostrando una grande carica di simpatia e di affetto. Lo accompagnava ugualmente un ottimismo a tutta prova, con la capacità di vedere il bene ovunque, anche dove altri non sapevano scorgerlo. A questo congiungeva una straordinaria creatività di spirito e di inventiva, per cui progettava continuamente iniziative nuove, sensibile com'era a tutte le mutazioni culturali del nostro tempo. Questo gli ha permesso di essere in contatto con tanti uomini di cultura e continua. Era un uomo che certamente aveva quello che potremmo definire un grande carisma. Perlomeno quello. Grazie di questo bel intervento. Scusate, vi riporto, faccio il conduttore un po' malamente perché non riesco a dare bene i tempi. Aggiungo mezza parola da provinciale genovese, visto che vengo da lì. Due piccole note su quello che hai detto. È vero il fatto della sinistra, è vero l'attenzione della CIA, perché lui a Sesto e Levante aveva invitato i registi brasiliani, comunisti più o meno, durante il colpo di Stato. Quindi improvvisamente c'è un colpo di Stato perché questi non possono nemmeno più rientrare in Brasile. La CIA dice: ma perché questo prete invita in Italia questi registi qui che sono dei rivoluzionari? E lì è nato questa attenzione, chiamiamola così, della CIA. Dove invece sono meno convinto che tu abbia ragione, ma per carità ne sai più di me, è sull'arresto, il fallimento. Genova ne ha parlato molto nel 67, a Genova se ne è parlato molto. Dal lato era un santo, era un genio, dal lato economico era un po' un pasticcione. Quando parli del suo ottimismo, ci metterei anche un po' questa nota. Quindi se ha avuto dei problemi per cui è stato veramente emarginato anche all'interno della compagnia e del clero, è anche un po' per questo, perché aveva queste grandi visioni di questi grandi progetti. Poi con San Marino si è legato nell'ultimo periodo della vita, voleva fare delle cose a livello europeo per il 2000 enormi, senza poi magari avere la capacità organizzativa di farla, anche quando si trovavano i soldi. Insomma, questo credo che ci sia del vero nella diffidenza anche che gli ambienti genovesi in un secondo tempo hanno nutrito, hanno manifestato verso di lui. Comunque ha sempre avuto la protezione di Siri. Pensate, Siri, questo cardinale ritenuto di destra che protegge il prete di sinistra, e ci sono queste contraddizioni nella Chiesa. Per esempio, la Dolce Vita, come potrebbe ricordarvi padre Fantuzzi, è stato difeso da Siri, destra tra virgolette, tutto quello che dica fra virgolette, come Ghezzi, tante virgolette intorno. In questi discorsi è necessario fare virgolette. Siri difende la Dolce Vita, lui destra, contro Montini, che era considerato di sinistra, che poi è diventato Paolo VI, che invece non va nemmeno a vedere la Dolce Vita e dice: mi guardo bene, me ne tengo alla lontana, perché dal lato dell'erotismo, del sesso, Montini era più conservatore di Siri. Ho detto in pillole però una cosa che però è vera. Comunque padre Arpa è stato un grande, e se leggete poi il libro di Casavecchia potrete apprendere di più. È il momento di Masolino D'Amico, che ci aiuterà sinteticamente ma intensamente a fare un tuffo nel passato, un tuffo alle origini della Compagnia di Gesù. Parlava di politica Casavecchia. La Compagnia di Gesù, i gesuiti hanno fondato in Paraguay il primo Stato, se posso dire, non è uno Stato, il primo esperimento socialista comunistico della storia del mondo moderno. Poi è finito male, però ha avuto una sua nobiltà, e il film Mission, secondo me in modo inadeguato, ha cercato di dare un'idea di questo esperimento, e Masolino è stato il traduttore, se io credo che sia stato, non lo so, il traduttore dei dialoghi di questo film. Sì, sì, però è vero io, o no? Sì, vabbè, ma io non c'entro niente con Mission. E come non ero a Londra, ho incontrato il mio amico Ghia, Fernando Ghia, che l'aveva prodotto. Mi ha detto: vieni a vedere il tuo film, tu mi faresti l'adattamento dei dialoghi italiani? Ho detto sì, mi sono messo lì alla viola e l'ho fatto. Scusa. Qua. È un lavoro che si fa in poco tempo, quelli che lo sanno fare. Comunque sì, il film era molto interessante, mi colpì molto all'epoca. Non sono in grado di parlarne dal punto di vista autorevole, nemmeno di giudicare. Effettivamente sì, fu un film che mise il dito su un episodio storico estremamente imbarazzante, meno per la Chiesa ma soprattutto per lo Stato. A un certo punto nel Paraguay, questa colonia beata che era stata fatta con gli indigeni, tutta una storia vera, con gli indigeni che venivano trattati da esseri umani, si era deciso che dopo tutto l'anima ce l'avevano,
per ragioni di divisioni di politica europea escono dalla giurisdizione, che cos'era, spagnola, e passano sotto quella portoghese. I portoghesi smantellano questa missione, mandano a Ramengo, insomma finisce tutto orrendamente male. E quindi è una tragica vicenda. Sai, tu mi identifichi come esperto di gesuiti, perché sai che io sono stato dei gesuiti. Sei tenuto a fingere di essere un competente, insomma. Beh, non sono un competente, però effettivamente ho avuto modo di constatare da vicino come i gesuiti, dicevi. Certo, i gesuiti non sono riusciti, non potevano controllare il cinema come hanno fatto col teatro, per esempio, a Roma, quando per un paio di secoli il teatro a Roma è stato controllato dai gesuiti, non recitavano le donne, gli argomenti venivano selezionati e c'era questa... I gesuiti ci tenevano molto al teatro, e anzi posso raccontare che proprio lì all'Istituto Massimo, questa è leggenda familiare, nacque la vocazione per il teatro di mio nonno Silvio D'Amico, perché mio nonno Silvio D'Amico veniva da una famiglia senza grandi tradizioni culturali di nessun tipo, erano costruttori emigrati dall'Abruzzo, però andando in questa scuola dove si facevano queste recite che erano molto importanti, fu coinvolto. E lui mi raccontava che queste recite erano fantastiche, perché per esempio facevano, naturalmente era un collegio maschile, recitavano solo, erano solo maschi, quindi dovevano anche cambiare un po' la storia delle commedie. Per esempio c'era una farsa francese che facevano dove la ragazza, che era il motivo del contendere, era diventata una farmacia, lottavano per il possesso di una farmacia. Ma recitavano anche in greco antico, e allora mi raccontava che una volta che mi mettevano in scena, come tutti gli anni, una tragedia classica, credo fosse l'Edipo Re, una di queste cose, all'ultimo momento uno degli attori venne a mancare e allora ne acchiapparono un altro, doveva recitare in greco, e questo ragazzo si era scritto i versi sulla lancia in greco, cercava di leggere, ma poi disse al prete che lo buttava in scena: stia tranquillo, io conosco 100 versi dell'Eneide, dell'Iliade a memoria, casomai attacco quelli, non se ne accorge nessuno. Quindi anche nei tempi lo spettacolo era relativamente importante, molto meno, però anche noi abbiamo fatto la nostra recita. C'era il teatrino, l'Istituto Massimo, che era un palazzo costruito per essere una scuola, non adattato a scuola, da padre Massimo, fondatore. Purtroppo adesso è diventato un inadeguato museo, mentre prima era una meravigliosa scuola. Lì poi l'Italia è fantastica. Lì davanti c'era l'università alloggiata nelle terme. Devono fare un museo, lo fanno nella scuola invece di trasferire l'università nell'edificio scolastico e fare il museo. Vabbè. E prevedeva un teatro, questa, oltre alla cappella naturalmente. C'era un teatro, questo teatro veniva adoperato. Io non ci ho proprio recitato, però io già allora facevo il critico, facevo la critica degli spettacoli. Che si faceva. Non c'era un particolare interesse né benevolenza verso il cinema, ma non eravamo nemmeno scoraggiati dall'andarci. Tant'è vero che la mattina della domenica, tutte le domeniche, naturalmente dovevamo andare a messa tutte le mattine, ci si trovava in cappella per la fine della messa, diciamo così, si arrivava tardi e poi si andava in classe. La domenica invece la messa bisognava sentirsela tutta ed era obbligatoria, bisognava portare la giustificazione. Però dopo questa messa i preti incoraggiavano due cose. Una era, subito dopo la messa, la partita a palletta, veniva buttata da un prete una palla nel cortile, bellissimo, con le colonne, e tutti quanti si impegnavano in una specie di partita a palletta senza, si sapeva chi era con chi, contro chi, entrando e uscendo. E l'altra cosa era che c'era sempre una proiezione non organizzata dai preti, ma certamente da loro conosciuta e in un certo senso anche incoraggiata, al supercinema. Al supercinema c'era una proiezione mattutina la domenica alle 10:30, in tempo dopo la fine della messa e la partita a palletta, andavano tutti al cinema, quindi un po' di cinema c'era. Posso raccontare un terzo episodio. Un giorno, dunque negli anni 50, ci dissero al liceo, io ero stato in prima liceo forse o in seconda, oggi non c'è scuola, che bellezza, perché andiamo tutti invece a Via Nazionale, a San Vitale, a assistere alla prima messa di un sacerdote,
E allora si portarono tutti lì, e questo sacerdote era Valentino d'Avanzati, era padre d'Avanzati, il quale, spietato anche allora, fece durare questa sua prima messa un'ora e mezzo, non finiva mai. Noi eravamo abituati a un po' di indulgenza, invece lui la fece tutta. Quindi sta vacanza poi finì che passammo tutta la mattina a San Vitale. Beh, effettivamente sì, erano un po' speciali questi gesuiti, ci si parlava, alcuni di loro erano molto aperti, altri meno. Avevano una cosa in comune, quasi tutti, erano eccezionalmente intelligenti, erano delle persone intelligenti, infatti ce n'era uno un po' cretino e mio padre non ci voleva credere, dice: non ci può essere un gesuita cretino, babbo ti assicuro che quello lì, diceva non è vero, poi raccontava un episodio, diceva: beh, forse sì, stanno decadendo, ma erano... Non posso assicurare che i gesuiti cretini ce ne sono. Sì, sì, ma non sono così, sono così evidenti. Sono delle eccezioni, però. Non sono così. Siamo l'eccezione che conferma la regola. Può darsi, sì, insomma, ai tempi di mio padre pare no, ai tempi miei sì, infatti qualcuno ce n'era, però come... erano le eccezioni anche la media loro. Era molto alta però. La media era molto, sì. Era molto alta, cioè capivano al volo, era difficilissimo fregarli, a scuola c'era lì, poi c'era questo spirito di corpo in questa scuola, era una scuola molto diversa dalle altre, anche se le altre poi non l'ho conosciute, un pochino sì, però l'ho conosciute, c'era una specie di gioco in cui si rispettava l'altro, noi cercavamo di fregare loro e loro cercavano di fregare noi. E c'era, loro ti facevano uscire un'ora prima in cambio di certe cose. Ecco, per esempio, un giorno quasi tutti noi ci autoconcedemmo una vacanza, perché c'erano quelle cose, non so, Trento e Trieste, quelle cose che non si andava a scuola, e loro ce l'avevano proibito. Alcuni di noi entrarono, molti altri non entrarono. E poi stiamo a vedere che succedeva, non successe niente. Io non avevo nessunissima ragione di temere nulla, però a scuola non c'ero andato. Mi sarebbe molto seccato che i miei genitori lo scoprissero. Beh, insomma, io una sera, due, tre giorni dopo, vedo in ingresso una lettera indirizzata a mio padre, senza nessuna indicazione del mittente. Quindi, e io ebbi una specie di intuizione, dico, io l'apro, non l'apro, la donna, la prima lettera di mio padre, non l'ho mai fatto in vita mia, però poi insomma erano loro che dicevano suo figlio è stato, e l'hanno mandata nella lettera senza l'intestazione. Allora io telefonai a un mio amico, dico: senti, telefona a padre Parisi e dagli del tu, perché mio padre lo conosceva si conoscevano da ragazzi, però non si frequentano da 30 anni. Di che sei mio padre e che sai benissimo che non sono andato a scuola perché c'avevo mal di gola. Davvero? Funzionò. Questa è una cosa pazzesca. Io, se ci penso ancora adesso, ho l'incubo di quello che ho fatto, di aprire questa lettera e poi fare questa cosa. Però rientrava nel gioco. Loro hanno cercato di fregare me, io ho fatto una cosa pari. Nessun malanimo, eravamo molto sportivi. Questo ci avevano insegnato anche. Curavano molto lo sport, ci portavano a fare. C'era questa competizione leale anche. E ci dicevano: ricordatevi che a scuola è proibito copiare il compito in classe, è proibito copiare, all'esame è proibito farsene accorgere. E anche lì, severissimi durante l'anno, quando arrivava la commissione esterna degli esami, ci proteggevano, sempre lealmente, però insomma ci difendevano, mentre fino a 5 minuti prima eravamo dei cretini e dei somari, poi la commissione esterna invece ci... Quindi insomma... Effettivamente sì, sono tutte cose che possono avere lasciato qualche traccia, immagino. Tant'è vero che noi continuiamo, oddio, non posso raccontare, se concentrano niente. Le riunioni di classe, ci sono ancora quelli che le fanno, che ti telefonano. Oggi diceva Gloria, l'ultima riunione è stata disdetta perché uno è morto e quello che doveva convocarla ha avuto un infarto. Ma c'è, speriamo di rinviarla al mese prossimo. Però hanno lasciato questa impronta molto forte che continua.
nella loro presenza, qui chiudo, però nel mondo dello spettacolo non ho nulla da aggiungere a quello che si vede, perché sì, appaiono in certi film, ci sono tanti film con dei sacerdoti, io non mi sono mai reso conto che fossero particolarmente importanti quelli con dei gesuiti, tranne, questo ha ragione Oreste, tranne Mission è effettivamente molto gesuitico, anche perché sono dei personaggi forti, c'è quello che c'ha c'è quello che c'ha la crisi di coscienza, che ha ammazzato uno, il personaggio di De Niro, c'è quell'altro deluso, quindi sono presentati non dei preti normali, ma dei preti con delle grandi avventure spirituali, con una grande forza, molto combattivi. Altrove non saprei, ecco, pure lì il film di Pabst non ha senso, molto spesso queste figure di sacerdoti al cinema sono fatte dall'esterno perché il regista vuole metterci uno così, ma non ha veramente nulla da dire sul problema. Semmai, ecco, uno dei film più memorabili che io ricordi su queste questioni con degli ecclesiastici di mezzo è proprio quello di Paolo Benvenuti, questa è Costanza di Lubiano, quello di Libiano, questo è un film bellissimo, molto austero, e viva Dio, su dei documenti autentici, che ti mette una fetta di storia. Questo è abbastanza raro nel cinema, di avere la storia davanti. Tutto qua, Oreste. Bravo, ci hai deliziato con un sacco di ricordi belli. Ora è un po' tardi e devo lasciare la parola a Paolo Benvenuti, che è il regista di questo Costanza da Libiano. Non riesco a impedirmi di ricordarvi un film sui gesuiti, interamente dentro un collegio gesuiti, divertentissimo, che nessuno di voi ha visto e che forse non vedrete mai, ma se vi capita il DVD o un passaggio notturno in qualche televisione privata, il film si chiama La prima legione di Douglas Sirk, è una specie di giallo ma molto intelligente, psicologico, con gesuiti buoni, altri cattivi, gesuita detective, gesuita finti miracoli, veri miracoli, vale la pena di vederlo. Scusate, chiudo la parentesi e lascio la parola a Benvenuti, che è invitandovi a vedere il suo film, perché è un film, non è un film tanto gesuitico il tuo, scusa se mi permetto, è più giansenistico come stile, perché è un film severissimo, è un film durissimo, anche se l'interprete è Lucia Poli. Perché hai preso Lucia Poli per fare una strega? Perché avevo il problema di trovare una attrice che fosse sessantenne, bella, toscana e con una forte capacità fabulatoria, c'era solo lei. Perché ha improvvisato? Ha improvvisato certe cose, non c'era un testo. No, c'è un testo rigorosissimo, era il testo però doveva esprimere sullo schermo questi elementi che erano fondamentali per rendere vivo il testo. Il testo è tratto da uno straordinario verbale scritto da un notaio durante il processo, che ha seguito direttamente il processo, e siccome ha avuto la possibilità di toccare con mano proprio le carte, le carte era, 1594, e questa cosa si svolge a Samignato. Tra l'altro c'è un aneddoto buffo, perché quando fu trovato questo documento, fu trovato da un gruppo di ragazze, di archiviste, mentre mettevano in ordine l'archivio storico del comune di Samignato. Una di queste ragazze era un'allieva di Cardini, per cui mostrò a Cardini questo documento, e Cardini impazzì, disse: questo è un documento straordinario, assolutamente unico, soprattutto per la capacità di analisi che usciva fuori tra le righe di questo testo da parte di questo notaio, di analisi psicologica anche nella descrizione del personaggio di Costanza. E Cardini subito disse a queste ragazze: questo testo va pubblicato. Fu pubblicato alla fine degli anni '80 e a Samignato, che è il paese natale dei Fratelli Taviani, c'era un centro culturale Fratelli Taviani, c'è tuttora, i quali subito, questo centro mandò a Paolo e Vittorio, gli mandò il libro, dice: guarda che potresti, guardate se si può fare un film da questo ritrovamento di questo documento. E gli italiani gli risposero: no, assolutamente non si può fare nessun film da questo documento. E siccome c'è un rapporto anche di amicizia familiare con Paolo e Vittorio, diciamo che una delle spinte per cui ho fatto questo film era per dimostrare a questi due
amici, che invece si poteva fare un buon film da quello straordinario documento. Ecco, la cosa interessante è che il film è stato realizzato esattamente nel paese di San Miniato, dove i fatti erano avvenuti nel 1594, nelle stanze dove di fatto erano avvenuti realmente gli interrogatori, la cella, il carcere dove lei era stata rinchiusa, eccetera. Per cui, vista la conservazione del territorio di questo piccolo paese molto bello fra Pisa e Firenze, è stato possibile ricostruire questa vicenda in maniera molto, molto precisa. Tengo a precisare che io non c'entro niente con i gesuiti, a parte la mia antica amicizia con padre Virgilio Fantuzzi, un'amicizia che è nata al tempo del Bacio di Giuda, e qui faccio che è il mio primo lungometraggio, che risale al 1986, girato nell'86 e poi uscito nell'88 al Festival di Venezia. E la cosa buffa è che nel Bacio di Giuda io avevo già chiaro che Gesù e gli apostoli dovevano essere pisani e Giuda doveva essere livornese. Per cui ho cercato un attore livornese per interpretare Giuda e ho trovato questo Giorgio Algranti, straordinario giovane attore, che poi interpreta nel film. E ho detto: ma te dove hai imparato il mestiere dell'attore? E lui dice: c'è un prete, un gesuita, che fa una scuola di teatro che si chiama Valentino D'Avanzati. E quando abbiamo fatto il film, Algranti ha portato il film ad Avanzati, e D'Avanzati mi ha voluto conoscere, per cui siamo entrati in amicizia fin da allora. Tant'è vero che il film successivo, che è Confortorio, di cui è presente in sala uno dei protagonisti, Emanuele Carucci, avevo il problema in questo film di vestire un gesuita e non si trovava un costume vero da gesuita. È stato Valentino che me l'ha prestato, e nel film si vede il vestito di Valentino indossato da un attore che interpreta il gesuita nel film. Ecco, comunque, questi sono i miei rapporti iniziali con Valentino D'Avanzati. Naturalmente Valentino organizzava a Livorno questa scuola di teatro, queste rappresentazioni teatrali. Tra l'altro era anche responsabile del teatro sacro, come si chiama, di San Miniato, del teatro di... Allora si chiamava di suo il dramma sacro, il dramma sacro, ma Valentino era anche stato direttore di questo dramma sacro, per cui era un uomo, diciamo, di spettacolo, eccetera, e organizzava però anche le cineforum sui quali lui mi ha sempre chiamato, ha voluto che presentassi i miei film nel suo cineforum, eccetera. E io guardavo questo volto severo, perché poi Valentino è una persona straordinaria, ha una maschera visiva notevole, no? Per cui quando siamo arrivati a Costanza ho subito pensato a lui come grande inquisitore, perché aveva proprio il physique du rôle, no? dell'inquisitore. Tant'è vero che poi quando è stato poi proiettato il film, alcune sue ex allieve mi sono venute a dire: mamma mia, è uguale come quando ci interrogava. Ho paura, esattamente come Costanza davanti a lui nel film. Ecco. Io dicevo, non sono religioso, come si dice, non ho fede, sono anzi piuttosto spinto verso l'ateismo. E durante le riprese del film, siccome c'erano molte difficoltà, il film, sto parlando di Costanza Libiano, avevo due gesuiti, una a destra e una a sinistra, una Valentino D'Avanzati, l'altro era padre Virgilio Fantuzzi. Siccome la tensione durante quelle riprese era altissima, io tra l'altro stavo male, avevo proprio dei problemi fisici molto, molto gravi, per cui ho diretto il film non so come ho fatto. E quando le cose non funzionavano, mi uscivano dalla bocca delle bestemmie terribili, proprio delle madonne, eccetera.
E a un certo punto vedevo questi due che si guardavano. A un certo punto, un giorno Valentino ha detto: beh, tutto sommato anche la bestemmia è una forma di preghiera. Così mi ha assolto. Il problema cosa è successo? Che a un certo punto finisce il film, facciamo il film e decidiamo di fare la prima a San Miniato. Si fa la prima a San Miniato e nel film c'è, lo vedete dopo, che chi non l'ha visto, c'è una terribile scena di tortura, rigorosamente ricostruita come è descritta negli atti processuali, dove si parla addirittura della lussazione della spalla e del fatto che il carnefice, dopo aver lussato la spalla attraverso la tortura della fune, rimette a posto la spalla perché era lussata. Ecco, per cui si vede, in qualche modo si sente anche questo problema. Bene, Valentino durante tutta la realizzazione del film sosteneva che lui sì, faceva la parte dell'inquisitore, però in qualche modo lui portava il volto materno della Chiesa all'interno di questa storia. Quando si fa la serata della prima del film a San Miniato, Valentino si presenta rigorosamente vestito da gesuita, in tonaca da gesuita, perché molti che non lo conoscevano dicono: ma com'è questo attore? È uscito dallo schermo e si è presentato in costume, poi a dire: no, ma lui è un prete vero. Insomma, c'era questa strana situazione. A un certo punto, dopo la fine del film, si apre una sorta di dibattito col pubblico, c'era tutto il paese, c'era stato qualche centinaio di persone, e Valentino dice questa famosa frase: io in questo film ho portato l'animo materno, il volto materno della Chiesa. E un signore si è alzato incavolato nero: ma come? Ma se l'hai torturata? Ma se gli hai fatto... E lui non capiva, cioè lui era, Valentino era stato talmente, si era talmente calato nel ruolo, per cui il problema, ne abbiamo discusso, il problema del dolore fisico diventava, come nell'epoca cinquecentesca, un problema secondario, anche perché il problema vero era la salvezza dell'anima. E siccome nella carne si annida il demonio, battere, come dire, torturare la carne significava in qualche modo colpire il demonio e in qualche modo liberare e salvare l'anima. Per cui questo problema Valentino se lo portava dietro e se lo portava dentro, e non si rendeva conto che il suo discorso era oggi, nel 2000, perché questa cosa è successa nel 2000, era assolutamente inaccettabile. Ecco. E infatti su questo problema ne abbiamo discusso a lungo. Voglio ricordarvi una cosa molto simpatica che sfugge agli spettatori del film, perché il film funziona, le inquadrature si attaccano le une alle altre in maniera fluida e narrativamente coerente, per cui nessuno si rende conto, ma c'è una scena subito all'inizio, poi dovete osservarla con attenzione, che è Valentino nel ruolo di inquisitore interroga la nipotina della strega Costanza, che è una bambina che ha recitato nel film, eccetera. E la scena è realizzata con due inquadrature, campo e controcampo. C'è la scena dove si vede la bambina seduta sulla sedia e il controcampo si vede Valentino che davanti alla finestra della stanza degli interrogatori cammina avanti e indietro. Per cui camminando avanti e indietro in questo modo davanti alla finestra da cui entra nella stanza una forte luce solare, produce sul volto della bambina e sull'inquadratura della bambina un movimento di ombra che avanza avanti e indietro. Qual era il problema? Il problema è che il film noi l'abbiamo girato tra ottobre e novembre. La bambina, la scena della bambina, cioè il campo dove si inquadra la bambina, è stato girato ai primi di ottobre, perché però la bambina doveva andare a scuola e non poteva partecipare al film. Per motivi produttivi il controcampo di Valentino l'abbiamo girato a novembre, cioè c'era un mese di distanza tra campo e controcampo. Il problema qual era? Era che il sincronizzare il movimento di Valentino davanti alla finestra
e cioè fare in modo che quando lui era alla destra dell'inquadratura nel controcampo corrispondeva l'ombra alla destra della bambina, cioè alla sinistra, cioè, insomma, c'era questo rapporto, no? di coincidenza tra l'ombra e la, che era una cosa complicatissima ed è stata risolta in una maniera incredibile da mia moglie, che fungeva da aiuto regista, perché aveva cronometrato i tempi dell'ombra sulla bambina e sapeva esattamente quando nel controcampo lui doveva essere a destra e doveva essere a sinistra. Però Valentino non poteva nell'impeto della sua recitazione sapere esattamente quando li toccava. Allora mia moglie era sdraiata sotto la macchina da presa e teneva le caviglie di Valentino e lo muoveva un po' a destra, un po' a sinistra, secondo un pentagramma che si era preparata con i secondi, cioè, tutto qua. Comunque è stata un'esperienza molto bella, gli attori hanno lavorato tutti in maniera assolutamente straordinaria, erano tolto Lucia Poli e tolto Valentino per certi aspetti, gli altri erano degli attori non professionisti, erano attori presi, come si dice, dalla strada, ma il livello attoriale di questi personaggi è assolutamente coerente, tutto funziona. Per cui, quando lo vedete, senta, spero che vi piaccia. Insomma, mi rubo ancora pochissimi minuti al regista e a voi per anticipare una domanda che voi farete alla fine del film, e lui non ci sarà più, e io gliela faccio subito. Io voglio sapere, perché ho visto il film e non l'ho capito, l'ho chiesto a padre Valentino, e ora lo chiedo a te: questi inquisitori, questi torturatori, volevano comunque una confessione di colpevolezza o volevano la verità dalla strega, chiamiamola così, da Lucia Poli? Ce lo siamo chiesti tutti, se lo chiederà anche lui. Cosa vi devo dire? Il problema è che questo film è, perché di tutti i possibili processi alle streghe mi sono innamorato di questa vicenda? Perché in realtà questa storia racconta la storia di due processi, non di un processo, di un solo processo, ma di due processi. C'è un primo processo fatto da Valentino D'Avanzati e da un vicario dell'inquisitore reale. Dunque, quando si parla di inquisitori bisogna stare molto attenti. Gli inquisitori reali era in quel in paese di San Miniato erano i francescani, erano i francescani, e l'inquisitore di San Miniato era il delegato dal grande inquisitore del Granduca di Toscana, che stava a Firenze. Questo processo comincia con Valentino D'Avanzati che non rappresenta l'inquisitore ma rappresenta il vicario del vescovo di Lucca, perché San Miniato allora era un vicariato di Lucca, per cui lui era il vicario del vescovo di Lucca, e lui comincia il processo non come inquisitore ma come vicario del vescovo. Il problema qual è? Che sia il vicario del vescovo sia il giovane inquisitore che collabora con lui sono fortemente influenzati dall'ideologia del loro tempo, e soprattutto dalle letture che formavano questi personaggi inquisitori. Uno dei libri più importanti che questi personaggi seguivano nei processi inquisitori era il Malleus Maleficarum, che è proprio un trattato su come si interrogano le streghe. Per cui loro in realtà le domande che fanno sono quelle stabilite da questo canone che è il Malleus Maleficarum. E infatti questi due inquisitori vogliono assolutamente che la strega confessi di essere una strega, e lei arriva addirittura a rendersi conto, e questa è la straordinaria ruolo che Lucia Poli esprime in maniera magistrale, cioè questa donna si rende conto che nel momento in cui dichiara di essere strega ha un potere fortissimo sui suoi aguzzini. E può essere assolta, diciamo. No. Lei è lì la contraddizione. Lei si rende conto che ha un potere, che viene riconosciuto il suo potere, cioè come donna e come guaritrice, si rende conto che la Chiesa, attraverso i primi due inquisitori,
riconosce la sua potenza, il suo potere, in quanto lei strega, e cioè amante del diavolo e tutte quelle cose là. Cosa succede? Che nel momento in cui lei dichiara di essere strega, sa che questo significa anche la propria morte, la propria condanna. Però da una parte questa cosa l'attrae perché si rende conto di essere riconosciuta. A quel punto arriva il grande inquisitore granducale da Firenze, Costacciaro, che poi ritroveremo nel processo a Giordano Bruno 5-6 anni dopo, che fa un'operazione incredibile, ribalta completamente il processo, cioè dichiara in qualche modo, attraverso il suo operare, dichiara che l'unico modo per vincere la stregoneria in queste donne è negare la loro identità di strega, per cui la nega e quindi la assolve, cioè. Ma non assolve, non la assolve, anzi la, come dire, ne determina la morte civile, perché la manda in esilio, l'impedisce di proseguire la sua attività di medico, sì, di guaritrice, l'impedisce anche di guarire animali, e non solo, ma che deve essere controllata quotidianamente dalle guardie del Bargello, per cui questa donna praticamente la condanna alla morte civile. Cioè, mentre prima aveva un'identità, un ruolo, nel momento in cui la Chiesa non riconosce più in lei questa identità e questo ruolo, la uccide. Però scusate, abbiamo perso tempo, però vale la pena, perché non si capisce tutto. Questa spiegazione è preziosa, vi accorgerete che è preziosa. Concludiamo, perché siamo un po' in ritardo, con un viatico che deve essere dato da Padre Fantuzzi, un viatico per la visione, per il futuro, per la compagnia di Gesù, per quello che ti pare. Di qualcosa di nobile, di santo, per tutti noi che siamo qui, che approfittiamo della tua presenza. No, aggiungo una piccolissima clausola a quello che tu dicevi prima, quando dialogavi con me a proposito della cipolla o del carciofo, della matriosca, che tu dici l'involucro non è meno importante del cuore. Allora, siccome quando io parlo di film che interessano a me sono opere d'arte, quindi se è semplicemente un film di buona fattura, diciamo che non mi interessa. Allora, in un film opera d'arte, come esattamente quello di Paolo di questa sera, è evidente che ogni singolo dettaglio periferico, diciamo così, ogni singolo corrisponde all'idea che sta al centro e dalla quale nace l'energia che poi che si irradia all'intorno, e che poi dopo da dove poi mille rivoli ti riportano verso il centro. Quindi tutti i dettagli sono estremamente importanti in un'opera d'arte, ma sono resi necessari dal fatto che l'opera d'arte nasce da una pulsione intima. E se supponiamo che, come ho fatto prima il caso di alcuni registi sofferenti, che non è poi il caso di Paolo, che invece è perfettamente vitale, allora dico solo a queste condizioni può avvenire questa specie di transustanziazione, per cui il marcio della vita arriva a sublimarsi attraverso un'operazione alchemica molto sofisticata, dove ogni singolo elemento non può essere trascurato, perché tutto converge verso il centro. Vabbè, ecco, non so se sia abbastanza elevato questo mio ultimo concetto, ma questa è l'unica cosa che ho da dire. Ti ringraziamo tutti i nostri intervenuti, anche il pubblico pazientissimo, ma che adesso si premierà con la visione di questo film. Grazie e arrivederci.